Sono invitati qui al palco Maurizio Borghi, Brunel University di Londra, Fiorello Cortiana, provincia di Milano, Giulio De Petra, regione Sardegna, Angelo Raffaele Meo, presidente Accademia delle Scienze Politecniche di Torino, e Stefano Quintarelli, blogger e imprenditore. Bene, direi che l'intervento di Rodotà, il primo panel, hanno affrontato i temi grossi, veri, internazionali, quelli che ci coinvolgono tutti, italiani o non italiani. Questo è un panel quindi dichiaratamente provinciale, cioè noi dobbiamo riporci i problemi che abbiamo trattato fino adesso, domandandosi se c'è qualche specificità del caso italiano e dunque quali problemi specifici per l'Italia Nexa potrebbe affrontare. Come tutti i paesi, l'Italia pensa di essere diverso dagli altri e in questo appunto non è diverso, ma la nostra diversità di solito ce la definiamo parlando molto male dell'Italia, a differenza degli altri paesi. Non è che ci manchino gli argomenti e quindi da questo punto di vista Nexa è chiamata a un compito molto gravoso, perché il mondo internet giace in un'Italia nella quale, diciamo, il sistema dei media è non è un sistema di informazione, ma è un sistema sul quale si compie un dibattito politico da 25 anni ininterrotto e insolubile apparentemente. Le televisioni digitali terrestri sono adesso di nuovo sostenute dalla spesa pubblica, si dibatte sull'idea di sostenere con la spesa pubblica la nascita della nuova rete di nuova generazione per l'operatore principale, quindi anche questo presenta dei risvolti diciamo di organizzazione sociale e politica molto rilevanti. Contemporaneamente, su tutto il tema del peer-to-peer, copyright, eccetera, siamo in un paese che è governato dal proprietario di un'azienda che ha fatto causa per 500 milioni a YouTube, in qualche misura dando un segno di quale possa essere l'orientamento. Siamo un paese che non presenta una particolarissima propensione alla competenza sulle questioni di internet nel suo ceto politico. Anzi, probabilmente, come dice Stefano Quintarelli, che dopo prenderà la parola, c'è un vero e proprio digital divide in Italia che vede i politici esclusi, purtroppo, dal mondo della cultura internetiana. Il terzo argomento di scenario specifico sul quale è diversa l'Italia è questa relazione con l'innovazione e gli innovatori. Noi abbiamo una grandissima, fortissima comunità di innovatori, ma non riusciamo a saperlo abbastanza, perché sono come dei clandestini a bordo, sono come delle persone che si devono confrontare con difficoltà strutturali molto importanti, dalle solite questioni della burocrazia e del fisco alla incomprensione in generale di quello che fanno
o al senso di incomprensione di questo, che fanno questa comunità di innovatori? Non è una comunità perché non si parla, perché non si esprime, perché non viene fuori, è composta di persone che in generale esistenzialmente si sentono sole contro un mondo difficile, ostile, e è chiaro che sono le reti efficienti che mancano per sostenerli in quanto comunità, le reti della logistica, della pubblica amministrazione, dell'energia, delle telecomunicazioni. Internet in quanto rete è chiamata a rispondere anche a questo in Italia. Anche perché per gli innovatori italiani, e concludo questo pezzo, l'enorme opportunità è sempre tipicamente quella di connettersi con reti straniere. I grandi innovatori italiani che esportano, che vanno in giro per il mondo, che popolano gli aerei che vanno in Cina, sono degli enormi innovatori, sono capacissimi e sono fortissimi nel realizzare le loro idee, ma è come se vivessero su queste reti proiettate verso l'esterno e che dobbiamo salvaguardare, salvaguardando anche Internet. E poi c'è questo temone gigante del rapporto con la sfera pubblica in un paese, in una congiuntura culturale che probabilmente valorizza soprattutto una cultura privatistica o comunque dei fatti propri di ciascuno, che non sottolinea il valore nell'economia della conoscenza di quanto è pubblico e del dominio pubblico di cui parla Nexa. Quindi Nexa si trova a lavorare nelle sue reti internazionali e a cercare l'eccellenza globale come deve fare in un paese che ha una serie di specificità che in questa introduzione ho sottolineato soprattutto dal punto di vista, diciamo, delle difficoltà, proprio perché sono le difficoltà che devono affinare il cervello di chi riesce a e vuole contribuire a risolverle. Il nostro panel è particolarmente adatto per sviluppare queste e naturalmente altre tematiche. In ordine alfabetico, Maurizio Borghi, Brunelli University, qual è la sua indicazione per il lavoro che deve fare Nexa? Grazie. Non so se ho indicazioni particolari da suggerire a Nexa che i nexiani già non abbiano fatto proprie con il loro lavoro splendido, devo dire, in questi primi anni di attività. Volevo partire da una considerazione, riallacciandomi a una cosa che ha appena detto De Biase, e cioè la supposta arretratezza della nostra politica rispetto alle questioni di Internet. E vabbè, la mente di molti di noi sicuramente sarà andata a un video che ha circolato, che circola tuttora, immagino, su YouTube, che ritraeva il nostro Presidente del Consiglio ammettere candidamente di non essere a conoscenza del mezzo. Il mezzo sarebbe appunto Internet. E la cosa di per sé non è che sia scandaloso, particolarmente preoccupante, anzi io sono convinto, come credo molti di noi, che non serva essere Internet addicted per essere delle persone competenti o assolutamente no, anzi talvolta proprio l'entusiasmo per la tecnologia nasconde un vuoto di pensiero, un vuoto di competenza preoccupante, quindi non è questo il punto. Il punto è che questo riferimento serve per spiegare la sorpresa, quasi lo sconcerto che ha colto molti osservatori quando pochi mesi fa lo stesso Presidente del Consiglio ha proposto quale punto qualificante della presidenza italiana del prossimo G8, la regolamentazione di Internet. Ora, io qui vorrei svolgere una brevissima riflessione su un fatto, tralasciando, diciamo, l'aspetto magari un po' goff, un po' improvvisato della cosa. E cioè questo, che forse noi non ci stupiamo abbastanza del fatto che un tema così delicato e così centrale per la vita di
non milioni, miliardi di persone. Cioè la regolamentazione di internet, cioè di un mezzo che è appunto un mezzo di comunicazione e non solo, che riguarda la vita di miliardi di persone, possa essere demandato a un forum che fondamentalmente ha come suoi obiettivi quelli di trattare gli interessi economici, non solo interessi economici, ma interessi economici di una parte del mondo, cioè del mondo industrializzato. Io credo che ci sia una specie di assuefazione al fatto che leggi, regolamenti, regolamentazioni che hanno a che fare con settori delicati, appunto, come per esempio le telecomunicazioni, come per esempio la proprietà intellettuale, siano ormai sostanzialmente demandati a forum, a fora dovrei dire, e a legislatori che guardano innanzitutto la questione dal punto di vista degli interessi economici in gioco. Ricordo che ad esempio il regime mondiale della proprietà intellettuale, che è dettato dagli accordi TRIPS, è amministrato dal WTO, quindi da un'organizzazione economica. Ora, questo cosa significa? Significa che diritti fondamentali che sono pure toccati da queste questioni, la proprietà intellettuale, ricordiamo, non riguarda solo interessi economici, forse neanche soprattutto gli interessi economici, riguarda diritti fondamentali come l'accesso alla conoscenza, come il diritto alla salute, per esempio. Dicevo, diritti fondamentali diventino quasi residuali rispetto a invece a interessi economici. O comunque un legislatore che guardi innanzitutto o forse esclusivamente all'aspetto economico, che pure c'è, che pure è importante, finisca con lasciare diritti fondamentali quali diritti residuali dell'attività legislativa. Allora, io credo che non ci si debba abituare a questo e soprattutto non ci si deve abituare dal punto di vista non solo della riflessione accademica, ma della ricerca, diciamo, in generale. E credo che questo abbia diverse spiegazioni. Una forse magari meno ovvia, meno banale, consiste nel fatto che quando il legislatore deve legiferare su materie così importanti, così delicate, che regolamentano interi settori della vita economica e non solo, in realtà si trovi da un lato di fronte a ovvie pressioni da parte di stakeholders, lobbies, e quindi un ben strutturato sistema di interessi che devono giustamente essere tutelati. E dall'altro però manchi un patrimonio di conoscenza a cui attingere nel momento in cui si tratta appunto di prendere decisioni legislative, di prendere decisioni che riguardano la policy. Allora, questo a maggior ragione rischia di avvenire, e forse già avviene, parlando di internet. Quindi credo che qui stia, dal mio punto di vista, la ragione fondamentale e sufficiente per la fondazione e l'esistenza di un centro di ricerca come Nexa, e cioè quello di fornire innanzitutto a livello nazionale, ma anche a livello europeo, come già sta facendo con la presa di posizione sull'estensione dei diritti dei fonogrammi, fornire, dicevo, un patrimonio di conoscenze, ma soprattutto di conoscenze maturate attraverso una ricerca libera, indipendente e disinteressata. E un patrimonio di conoscenze a cui eventualmente il legislatore, non solo il legislatore, ma in generale, diciamo, colui che è responsabile di volta in volta delle scelte di policy, possa attingere. Quindi
il mio suggerimento, che però so già che è una cosa che già i fondatori e i, coloro che lavorano a Nexa sanno già benissimo e stanno già facendo, è quello di continuare così, di mantenere Nexa come un centro di ricerca libero e indipendente, innanzitutto indipendente dalla indipendente dagli interessi economici, dagli interessi privati, e indipendente anche in un senso più ampio. Ma appunto, ripeto, questo suggerisco una cosa che i nexiani sanno già benissimo e che portano avanti in un modo, devo dire, esemplare. Grazie, questo è un aggancio molto utile per la domanda che volevo porre a Fiorello Cortiana, perché una delle caratteristiche di Nexa, anche un po' un'ambiguità scelta e connaturata nella sua struttura, è quella di essere contemporaneamente una organizzazione di ricerca e di attivismo, una forma evidentemente che in certi settori dell'epistemologia potrebbe apparire non esattamente scientifica, ma che invece nella pratica ha un peso, un'importanza precisa. Questa ambiguità però in un posto come l'Italia genera costantemente dei rischi. Quindi uno dei temi diciamo di dibattito sullo sviluppo culturale di Nexa e del suo ruolo sarà proprio questo: come porsi in un paese fazioso nel quale qualunque idea viene rigirata nel suo contrario a seconda degli interessi mediatici, politici, economici che dir si voglia, può agire un centro che è contemporaneamente un centro di ricerca e un centro consapevole degli effetti di convincimento, se non addirittura appunto da attivista, delle sue idee. Fiorello. Ma hai centrato una delle questioni di cui mi è capitato di parlare proprio che a Nexa settimana scorsa con Carlos e con Marco Ricolfi, che e con Marco Ciurcina anche. Con loro avevo posto una questione esplicita, apprezzando l'attivismo che hanno fatto sul rinnovo del Pisanu, mettendoli da un lato in guardia sui rischi, ma riconoscendo in questo una domanda esplicitamente politica. In questo inverno che stiamo conoscendo della politica pubblica italiana, che credo che sarà molto lungo, dove da noi i politici, se guardano alla rete, lo guardano in chiave di vetrina, con le modalità di broadcasting, perché lo vedono in questa chiave, io credo che se la questione centrale che ci ha posto Rodotà nella riflessione prima era quella di una partecipazione informata e di un uso consapevole della rete come precondizione per una politica pubblica capace di rispondere alle potenzialità della società della conoscenza, il ruolo che svolge Nexa e quell'aspetto che tu dici gli epistemologi potrebbero discutere come scientifico, io credo che degli epistemologi della complessità invece riconoscerebbero coerente, pone una questione che si deve declinare in forme nuove. Noi abbiamo un vizio in Italia di precipitare tutto in una immediatezza legata alle geografie partitico-elettorali. E tutto viene consumato lì, spesso, dopo le derive personalistiche e plebiscitarie prodotte dalla crisi dei partiti popolari della cosiddetta Prima Repubblica, perché loro hanno fatto le riforme che hanno in qualche modo proposto questa come chiave di asset nella competizione elettorale, la dimensione personale, personalistica e plebiscitaria. Ecco, io credo che noi dovremmo provare invece di queste riduzioni simboliche che abbiamo conosciuto con specialmente la formazione delle liste dell'ultimo Parlamento, quello che è in atto, per cui invece di politiche, vizi che c'erano già nella politica italiana, ma qui sono stati quasi
evidenziati in modo strumentale. Invece di politiche per la ricerca abbiamo visto candidare consulenti magari della Presidenza del Consiglio spacciate come ricercatrici. Invece di politiche che guardino la questione settentrionale nelle relazioni con l'Est Europa, si candida un imprenditore veneto, pensando che così si risponde alle ragioni e ai motivi magari che hanno portato liste a carattere locale come la Lega Nord al successo. Ecco, io credo che dovremmo fare uno sforzo nuovo e rinobilitare la politica sottraendola a quella precipitazione nelle geografie partitiche ed elettorali. Io credo che occorra mettere in rete le tante nexa che ci sono. Noi dovremmo affrontare qui un nodo che tante volte non consideriamo parlando della società della conoscenza nella pervasività digitale, nel 3.0 che diceva Stefano Rodotà, che rimanda a dimensioni antropologiche e alla psicologia delle relazioni, perché noi abbiamo un'evoluzione esponenziale delle innovazioni nei tempi storici della nostra vita, di questo pianeta. Però ci sono dei tempi che sono biologici, che sono legati a atteggiamenti nostri, a modalità di relazione non dissimili da chi c'era qui 1000 anni fa, 2000 anni fa, 3000 anni fa, con le dimensioni di corte e cortigiani, prima di branchi, che magari conosciamo poi tra gli adolescenti o sugli spalti del calcio in quelle forme. È evidente che al di là di ogni preoccupazione di questo genere, che va affrontata e considerata, io credo che occorra trovare delle modalità per mettere in rete, nel rispetto pieno della singola autonomia, tanti dei nodi esperienziali. Qua ne abbiamo uno eccellente per la sua collocazione, perché è uno snodo nexa, perché è in un ambito, e tu l'hai colto, ma anche altri prima, che è legato alla ricerca, alla riflessione teorica anche accademica, ma anche alla trasferibilità sia rispetto alla realtà pubblica istituzionale del caso della Regione Piemonte, ma anche sia rispetto a un pubblico di prosumer più generale che possono già attingere e trovare lì molte risposte e porre domande lì. Quindi quante realtà, anche meno nobili e qualificate di Nexa, ma altrettanto importanti, abbiamo in Italia? Un'enormità. Per questo si sta lavorando alla costituzione di un Internet Governance Forum italiano. Io, a differenza di Borghi, devo dire che l'esperienza WISIS e poi la prosecuzione nel Internet Governance Forum l'ho vista invece come una realtà che non ha posto in modo residuale la questione dei diritti digitali, dei diritti nel contesto di Internet. La gran parte delle dynamic coalition che si sono formate trattano appunto questo, che poi non ci sia una relazione, una trasferabilità immediata tra questo e la definizione delle policies, delle dimensioni normative, questa è una questione, ci voglio arrivare alla fine, ed è legata a quella proposta che facevo, molto rapidamente. Questa schizofrenia del resto è quella che conosce bene il nostro paese, perché noi siamo un paese che ha lanciato l'idea di una Costituzione per la rete, nelle modalità proprie. Quando ancora non si parlava di 2.0, noi già parlavamo di modelli multi-stakeholder, partecipati, evolutivi, multilevel, che quindi tenessero conto delle dimensioni definite nelle varie livelli istituzionali, locali e internazionali, quanto di quegli aspetti di autocodificazione a cui si riferiva Rodotà prima. Eppure, schizofrenicamente, siamo il paese che al proprio interno si muove completamente in un altro modo, magari ospitando come governo sia quello di centrosinistra sia Brunetta adesso, l'abbiamo fatto a Cagliari pochi mesi fa, il Dialogue Forum on Internet Rights, dove tutte queste cose evolvono e si mettono a punto. Però siamo anche il paese che, a dispetto della esplicita dizione in una direttiva europea, considera il peer-to-peer, lo equipara alla contraffazione. Questo paese ha fatto questo, proprio a dispetto di ciò che esplicitamente ha detto una direttiva europea. Allora, rispetto a tutto questo, io vedo una necessità di fondo che
lega, per quello che ho sentito, la dimensione locale alla dimensione globale. Se c'è una chiave che Obama ha utilizzato con intelligenza rispetto alla rete, non è tanto la chiave dell'interattività, che sarebbe stata impossibile, perché non avrebbe potuto rispondere a milioni di americani che scrivevano, ma è stata la chiave di costituire esso stesso nell'uso della rete una sorta di piattaforma, di metafora piattaforma della partecipazione sociale. Credo che siano 75.000 i gruppi civici che negli States hanno preso corpo e si sono mobilitati su tematiche anche particolari legate alla campagna di Obama e dei democratici. Quei 75.000 gruppi non spariranno, continueranno a utilizzare la rete per quelle possibilità propedeutiche che gli hanno costituito di costituirsi. In quella chiave che Rodotà si è permesso in luce prima su quell'aspetto del virtuale, considerata virtuale la rete o meno, la rete è un'estensione della realtà sociale, costituisce un'estensione del nostro sistema di relazione sociale, sia nella produzione di valore, ci si è fermati prima, sentivo negli interventi precedenti, sia anche nella costruzione di un'opinione pubblica partecipata. La rete è tutto ciò meno, anche dietro un avatar, persino dentro nelle dimensioni dei videogame online o di situazioni particolari, ci sta una persona. Possiamo analizzare psicologicamente perché si dà un altro sesso, un'altra professione, un'altra età o altro, però dà vita a una relazione che è fatta da persone, non è fatta da robot in sostituzione delle persone. Allora è evidente che si pone la questione di un riconoscimento politico di questo spazio pubblico. Non si darà di per sé e non lo darà l'omeostasi né quella economica, che vive, come ha ben descritto Borghi, di consolidate vie e di procedure della negoziazione dei loro interessi e della definizione, e quindi rischia anche di vendere, di millantare credito, perché quando si discute anche di questioni che riguardano la rete, chi fa lobbying in Parlamento sono quelle realtà e vendono ai politici e scambiano coi politici un'ipotesi di realtà e di rappresentanza che già la realtà ha superato. Allora, io credo che un riconoscimento non si darà in automatico, si darà soltanto quando un blocco sociale dell'innovazione qualitativa sarà in grado di esigerlo, di definirlo, di richiederlo, di definirlo attraverso un conflitto democratico, non violento, ma attraverso un conflitto, nel senso più nobile del termine. Allora, solo così si dà innovazione politica, non altrimenti. Allora, è evidente che se le tante nexa che ci sono, che ci possono essere in Italia, uso nexa qui in chiave che è veramente simbolico, strumentale, si mettono in rete e condividono pezzi, ad esempio, di sovranità, per poter essere auditi al Parlamento europeo quando si definisce l'IPRED 2, o per lanciare campagne. Allora, in questo senso, io credo che noi assisteremo, e credo che assisteremo, perché avverto, per come giro, per come sento, per gli incontri di questo tipo che si danno in giro per l'Italia, avverto una esplicita domanda, e finalmente sottratta alle illusioni di un riscontro in quella ricaduta partitico-elettorale che dicevo prima. Quindi c'è un'assunzione adulta di responsabilità della costruzione di un processo politico nel senso più esplicito e nobile del termine, che in una società della conoscenza digitale non si può che dare su piani diversi. Per cui evidentemente Nexa non deve rinunciare alla sua caratteristica fondante, che è la dimensione accademica. Nello stesso tempo deve stare su più piani, compresi i piani di azione. E questo vale anche per altri. Laddove fanno impresa non potranno fare solo impresa, dovranno anche riflettere e spendere del tempo su aspetti di cultura adeguata a queste nuove implicazioni digitali. Allora, io credo che, ad esempio, se io dovessi fare una richiesta annexa per essere promotore dentro questa rete di nodi di un processo, anche internazionale, è questo. Attualmente io ho firmato la terza petizione contro la brevettabilità di software a livello europeo. Da parlamentare feci anche votare all'unanimità al Parlamento, un po' perché aveva fiducia in me, un po' perché secondo me non capivano di cosa parlavamo, una mozione contro la brevettabilità del software. Il secondo tentativo a livello di Commissione europea ha visto 2 milioni di cittadini europei mandare mail ai parlamentari europei
per bloccare questo, e il Parlamento europeo ha respinto questa richiesta con una maggioranza molto più ampia della prima volta. Probabilmente accadrà la stessa cosa in questa terza volta, anche perché il Parlamento è lo stesso che l'ha respinta la seconda volta, quindi sa di cosa si parla. Però la mia richiesta annexa è questa, in modo molto esplicito. Perché non proponiamo una direttiva di iniziativa popolare? Se 1 milione di cittadini europei chiedono alla Commissione di istruire una direttiva intorno a una questione, la Commissione è tenuta a farlo. Allora, perché non fare una direttiva sui cardini di un pluralismo informatico? Quindi informazione partecipata, privacy nel senso più consapevole governo della propria profilazione identitaria. Perché non parlare di neutralità della rete lì? Perché non parlare della proposta di public company nella definizione di broadband in giro, invece di vedere gli incumbenti locali come i nostri continuare a far finta, spacciandoci per il modello britannico con l'Ofcom che ha poteri di controllo forti con l'effettiva separazione della British Telecom in wholesale e retail, invece questi fanno finta di, con tutti, centrodestra e centrosinistra che gli vanno dietro per convenienza, prima ancora che per ignoranza. Allora, se noi avessimo una direttiva europea di questo tipo, dove firmiamo anche per via digitale, io credo che ne faremmo un atto straordinariamente politico, che non si presenta alle elezioni, che non ha questa fretta, non ha questa ansia, ma pone, contende futuro, contende proprio quell'aspetto di crinale che descriveva Juan e ha ripreso Stefano Rodotà prima. Ecco, io credo che questa sia la cosa da fare adesso, perché è riassuntiva di tutto e consente a un Parlamento europeo indubbiamente avvertito anche intorno all'Internet Bill of Rights, all'idea di Internet Bill of Rights, di trovare in quel processo aperto che lo andrà a definire un nodo molto molto concreto che riassume già in sé molte delle questioni che avranno a che fare con l'Internet Bill of Rights. Grazie Fiorello, la proposta di direttiva scritta sulla base dell'esperienza di Nexa mi sembra una proposta da prendere in considerazione. Per fortuna non dobbiamo votare per dire se è buona o cattiva questa proposta, ci penseranno poi quelli di Nexa a decidere. Una cosa che Fiorello ha detto che mi ha mandato un po' nel panico è che ci sono molte Nexa, io avevo appena cominciato a capire che cosa sta facendo questo centro di ricerca, ce ne sono molti altri altrove, mi spiegherà meglio. Il tema della scientificità di quello che produce Nexa e della sua contemporaneamente orientamento a essere attivista invece è sciolto dalle parole di Fiorello. Resta il fatto che quello che fa Nexa deve essere provato, probabile e empiricamente diciamo condivisibile. Questo potrebbe servire per esempio a dimostrare perché ha valore pubblico, cioè per ciascuno di noi, per esempio una cultura dell'apertura organizzata intorno a Internet e alle cose che Internet ha portato fino adesso. Una prova di questo tipo potrebbe essere certamente d'aiuto alla regione Sardegna, che qui è con Giulio De Petra, che ha lanciato una grande iniziativa di condivisione pubblica del sapere della regione, con evidentemente degli obiettivi di sviluppo che vanno provati e che Nexa potrebbe aiutare a provare. Prego. Sì, colgo la sollecitazione di Luca per dire che non solo Nexa potrebbe, ma lo sta già facendo, cioè già da un anno stiamo collaborando e usando la competenza che oggi è chiamata in maniera globale Nexa, ma come Juan Carlos ha spiegato questa mattina è l'insieme di cose che già si stanno facendo da alcuni mesi, che è di Commons Italia, da alcuni anni e altre. Però di questo accennerò alla fine delle cose, perché volevo riprendere alcune delle questioni. Ecco, purtroppo io con Fiorello non sono d'accordo, non ci sono tante Nexa.
cioè nel senso che lo so, scusa, lo uso questa cosa per iniziare. Per fortuna ne è nata una, cioè, e questo è il punto su cui la prima riflessione che qui ci chiama anche. In Italia non c'è un luogo dove, non c'è finora, Nexa lo è già e può crescere in questo senso, dove si faccia ricerca multidisciplinare su tutte le questioni che Internet pone. Cioè, ci sono alcune cose, pensate, le iniziative delle grandi imprese di telecomunicazione non vanno in questa direzione, spendono soldi per... E dico questo naturalmente con tutte le preoccupazioni che diceva prima Borghi sul fatto della commistione tra autonomia della ricerca e... Eppure questo è un segno, no? Cioè, si occupano di piani tariffari, non si occupano di ricerca sugli effetti. C'è fortunatamente Nova, che è un luogo, vuol dire, è un punto di accumulazione, di cultura, non sottovalutare l'importanza di questo luogo. E c'era Franco Carlini, ci manca moltissimo. Abbiamo provato in Sardegna a ottobre a dare un'accelerazione, e la Regione si è impegnata in maniera esplicita su questo, alla costituzione dell'IGF Italia. Però, diciamo, stiamo ancora lì che saltellando sul posto, riscaldandoci prima di partire, i promotori sono un po' timidi. Forse c'è un'attesa di una legittimazione da parte del governo quando invece probabilmente vale la pena di basarsi sulle proprie forze per costruire questo luogo, e sicuramente la nascita di Nexa può essere un fattore di accelerazione rispetto alla creazione, alla costituzione e allo sviluppo dell'IGF Italia. Dicevo, attesa di legittimazione da parte del governo, che davvero io credo che sia un'attesa vana. Io non so se Brunetta ha già presentato ieri o lo presenterà nei prossimi giorni questo piano per l'innovazione 2012, quando sarà esplicito sarà un insieme di luoghi comuni, di cose già sentite, di modelli di governance irrealistici, cioè poi magari ci sarà una briciola destinata a riflettere su le questioni sociali di Internet, ma tutto il resto, cioè il 98% delle risorse saranno destinate a cose, a progetti che contraddicono le cose che stiamo dicendo qui. Contraddicono anche nel senso che sono che non ci pensano, che non c'è rapporto, ecco, su, e quindi si parla di innovazione dell'amministrazione pubblica come se ne parlava 10 anni fa. Ecco, perché c'è poco? Secondo me il motivo, se dovevamo, o quasi niente, sta nell'altra domanda che ha fatto Luca, cioè nel fatto che la politica di queste cose non si interessa. Ecco, perché non si interessa? Qui c'è un elemento, secondo me, su cui dovremmo approfondire. C'è un'idea, dice, i politici non hanno interesse, sono ignoranti, non, salvo naturalmente alcune limitate e utilissime eccezioni, sono ignoranti. I quali un po' espulsi da, sono stati, esattamente, c'è stata una reazione di rigetto, questo può essere interessante. Sono ignoranti. E se noi continuiamo a pensare questo, continuiamo a fare una cosa che è stata frustrante, molti in questa sala lo hanno fatto e forse generosamente, una cosa di accanimento terapeutico, continuano a farlo, a tirare la giacchetta ai politici che destano un minimo di segnale, di interesse per spiegargli le cose. Ecco, io credo che ci sia un motivo più profondo, ed è che la politica teme Internet perché è un settore della società che
potenzialmente, in molti casi, è stravolto da Internet, così come è stato stravolto gli altri settori, il giornalismo, la produzione del software e così via. E quindi teme gli effetti dell'uso di Internet, in un certo e molto schematicamente, è come se il sistema politico attuale, fondato sui partiti così come sono, eccetera, sta alla ricchezza politica in senso di Internet, come il copyright sta alla ricchezza della conoscenza, e i partiti sono il copyright della politica rispetto a quello che Internet può significare. E quindi non è un caso quindi che quando c'è qualcosa di innovativo che i partiti fanno, che cosa fanno? Fanno delle televisioni. Qualcuno ne fa anche due, cioè perché pensa che questo, e mettere la televisione su Internet ovviamente è invadere Internet con i broadcast, cioè è una cosa che non sono le cose di cui abbiamo parlato. La terza cosa che volevo dire era rispetto alla multidisciplinarietà di Nexa, che è l'elemento fondamentale e benefico, cioè se mai c'è da chiedersi, insomma, è il Politecnico di Torino che lancia questa iniziativa, insomma, e c'è una dimensione che forse andrebbe valorizzata più forte, è della dimensione economica, cioè ricerca sui diritti, ricerca sulla parte giuridica e amministrativa, perché è vero che non bisogna inquinare con i problemi economici l'autonomia della ricerca, però è vero che bisogna fare ricerca su quelli che sono i modelli economici di sfruttamento dei beni comuni, della conoscenza, ed è qui la carenza più grossa. Cioè gli economisti ragionano con schemi e modelli interpretativi che sono basati sull'economia materiale, questo è. E se c'è un settore di ricerca e di indagine che ancora è legato a una tradizione, è quello della ricerca economica. Anche perché in questo momento di grande crisi, cioè queste riflessioni che si fanno sulla debolezza dei mercati non sono riflessioni che vanno oltre la necessità di regolare i mercati. È evidente dalle cose che leggiamo, anche da soggetti inaspettati. C'è quindi una grandissima occasione di capire il valore economico dei beni comuni e della conoscenza come bene comune, che ha una particolarità straordinaria, quella di non essere limitato materialmente, che è un elemento dal punto di vista dei modelli economici particolarmente anomalo. Però, ecco, fare ricerca su questo potrebbe essere arricchire, diciamo, più fortemente, potrebbe essere un elemento importante, anche perché è realistico fare questo, realistico rispetto al momento in cui ci si pone oggi il problema, e chiunque sta al governo se lo pone perché è un problema di sopravvivenza: qual è il ruolo dell'Italia nella divisione mondiale del lavoro oggi, nei mercati mondiali? E il tema della conoscenza come bene comune può essere un elemento che dà delle indicazioni politiche realistiche in questo senso, non generiche o rivoluzionarie, ma in senso... L'ultima cosa che volevo dire, e rispondo alla domanda, è il fatto appunto che noi stiamo già utilizzando la parte delle competenze di Nexa, e vorrei raccontare brevemente come, perché questo può essere un esempio di quanto può essere utile un centro come Nexa. Guarda Luca, in Sardegna c'è questa iniziativa politica, è una politica di rendere disponibile in forma libera il patrimonio culturale e storico della e sulla Sardegna, cioè scritto dai sardi, che riguarda, che non è solo i musei, ma anche la musica, la letteratura. Qui ci sono alcune cose interessanti, perché sono in parte
dati pubblici e quindi pubblico dominio, anche se in Italia questo non è ancora così esplicito ed evidente. Poi c'è un'altra azione, che è quella di cattura, di prendere conoscenza con copyright e di trasformarla in conoscenza di pubblico dominio. E questo è un problema operativo, molto concreto e molto faticoso, di capire come tutto l'insieme dei diritti che verte su una fotografia può essere trasformato e trasferito su un web pubblico che lo rende invece accessibile come pubblico dominio. E qui la competenza di Nexa di tipo giuridico ci sta aiutando a capire come si fa nella specificità di ogni rivolo, diciamo, di alcune. E poi c'è una terza fase che è ancora più interessante, che è anche interessante, che è quella di creazione di conoscenza nuova. Per esempio la digitalizzazione della storia orale su un territorio o l'apertura della Digital Library della Sardegna alla partecipazione e la creazione di contenuti da parte degli utenti sul territorio. E anche qui come fare a fare questa operazione per far sì che il risultato di questo sia ancora una volta ampliamento del pubblico dominio. Tutto questo, e chiudo qui, ha un valore economico, per tornare all'aspetto di prima, evidente, e non solo rispetto all'industria del turismo, dell'intrattenimento, ma anche, per esempio, rispetto a quella che è la filiera economica del Made in Italy, dove la narrazione rispetto ai territori è un elemento costitutivo di ciò che poi si vende in modo materiale. Ultimissima cosa, naturalmente noi speriamo che da questa esperienza di collaborazione nasca, questa sì, una nuova Nexa in Sardegna, e siccome c'è un'iniziativa di tutte le regioni italiane di collaborare per generalizzare questa esperienza che è stata fatta in Sardegna, è chiaro che, e con il Piemonte stiamo ragionando in questo senso, che questa competenza potrà poi essere generalizzata. Grazie, Piemonte e Sardegna ancora una volta insieme in questo... In modo leggermente diverso dal passato, mi hanno spiegato i miei amici sardi. No, beh, insomma, questo è chiaro che il lavoro di Nexa è importante, è chiaro che il lavoro di molti è importante anche da questo punto di vista, insomma, prima o poi dovrà essere chiaro che è più figo fare la biblioteca della Sardegna in dominio pubblico che è una discoteca dove vanno delle persone per incontrare dei VIP invitati. Insomma, deve esserci un modo per riraccontarci la realtà in modo che non sia quella virtuale che appunto adesso noi viviamo non per internet ma per forse la televisione. Detto questo, uno dei modi per farlo è sviluppare ulteriormente il senso dell'empirismo, il senso della sperimentazione. Io sono affascinato da questo software che si può mettere in rete per valutare la qualità della connessione e la velocità con la quale il tuo provider ti consente di usare le varie applicazioni. Questo è un raccoglio, oltre a essere uno strumento bello e attivisticamente significativo, perché chi lo adotta significa che è consapevole di questi problemi, è anche un raccoglitore, un generatore di dati straordinario che potrebbero a loro volta essere utilizzati per ulteriori ricerche. Quale Presidente dell'Accademia delle Scienze del Politecnico di Torino, Angelo Raffaele Meo, interviene adesso con il discorso che intende fare, ma mi piacerebbe che sottolineasse in particolare questo lato di ricerca empirica che può essere fatto da Nexa e che già è fatto. Grazie. Per ragioni anagrafiche e professionali io sono stato uno dei primi innamorati di Internet e continuo ad essere un grandissimo amore. Io amo Internet come manuale della scienza per quello che rappresenta e ha rappresentato per lo sviluppo della scienza. Ho scritto recentemente su un articolo che Anna Masera mi ha fatto l'onore
di chiedermi per la stampa, ho scritto recentemente che se il DNA è stata la più importante delle scoperte del XX secolo, Internet è stata la più importante delle invenzioni, perché mai nella storia dell'uomo l'umanità ha avuto a disposizione uno strumento così potente e così efficace per la diffusione del sapere e la crescita delle conoscenze. Poi amo Internet per quello che rappresenta in termini sociali, per le ragioni che Stefano Rodotà ha messo in così chiara evidenza nella sua relazione, perché rappresenta essenzialmente la possibilità per tutti di esprimersi. Ha fatto i conti Juan Carlos che 400 milioni di persone mettono informazione su Internet ed è la grande rivoluzione del peer-to-peer, diciamo così, rispetto al broadcast. Sempre su quell'articolo della stampa ho messo in evidenza proprio questo aspetto. Il giornale, la radio, la televisione ti forniscono un modello dell'universo preconfezionato, nel quale non si può interagire. L'information user prende quel modello e lo deve necessariamente fare suo. Attraverso Internet i meccanismi sono diversi, è appunto la possibilità di oggi information user di diventare anche information provider. In verità la Anna mi ha censurato l'equazione fondamentale del mio articolo che diceva la radio, la televisione, il giornale stanno a Internet come la prostituta sta alla fidanzata. Non so se per ragioni morali o per ragioni di spazio. Non vuole essere un rimprovero. Comunque qui tra noi, tra amici, lo posso dire quello che sul giornale non avrei dovuto scrivere, ossia che così come la radio e la televisione ti forniscono un modello dell'universo preconfezionato, così la prostituta ti fornisce un modello d'amore preconfezionato che non ti consente di crescere. Probabilmente sta aspettando ancora una review della matematica di questa iniziativa. Certamente non è una censura. Grazie che mi ha invitato, sia ben chiaro, non è un rimprovero, insomma, era una battuta tra amici. Hai fatto bene, insomma. Dunque, poi amo Internet per quello che rappresenta dal punto di vista dell'ingegneria. Internet è un fantastico crogiolo di idee fantastiche. Chi come me ha lavorato sulle reti 30-20 anni fa sa quanto era difficile con le soluzioni industriali standard, ECNET, MSN, NSA, far parlare fra di loro 10 calcolatori. Adesso centinaia di milioni di calcolatori in tutto il mondo si parlano con livelli di efficienza e di affidabilità altissimi. Tutto questo è stato possibile soltanto per il dispiegamento di un'intelligenza globale mostruosa. A volte, ripensando alle soluzioni di Internet, mi domando: ma quanta gente intelligente c'è in giro? Com'è possibile pensare delle cose così furbe come quelle che sono state buttate in campo in Internet? Questo è un aspetto della rivoluzione ed è estremamente preoccupante a questo punto, giù le mani, diceva Stefano, giù le mani da Internet a questo punto, quello che io temo, al pari della perdita della libertà, sono i processi di privatizzazione del know-how che si stanno buttando in campo a diverso titolo in questo momento sulla rete. Ora, il modello di Internet è un modello clamoroso dal punto di vista scientifico, tecnologico ed industriale. È un modello clamoroso perché un prodotto importantissimo, come abbiamo visto, è nato fuori dalla logica della competizione del mercato. Ha mostrato l'importanza della collaborazione. La crisi economica che il mondo sta attraversando attualmente dovrebbe indurci ad una riflessione, se non siano meglio meccanismi diversi da quelli tradizionali, ed Internet ne rappresenta un esempio clamoroso. Ora, strettamente legato ad Internet, tra i temi di cui Next si deve occupare, è il discorso del software libero.
Internet è stata la madre e la figlia del software libero, la madre in quanto molto patrimonio del software libero non avrebbe potuto essere realizzato senza l'utilizzo di quello strumento fondamentale che è la rete. E ne è stato anche, se vogliamo, la figlia, nel senso che quando si pensa al software libero si parla prevalentemente di Linux per qualche strano meccanismo o di Open Office, ma ci si dimentica che la prima attuazione delle idee del software libero è stata proprio Internet. Tutto quel codice recita l'IETF, we don't need a president hide the voting, all we need is running code, codice funzionante, insomma, codice che si possa toccare con mano, che si possa verificare e così via. Giustamente Juan Carlos e Stefano hanno parlato di rivoluzione, sono convinto che sia una clamorosa rivoluzione, ma sento tanto, tanto odore di restaurazione. Poco fa Stefano Rodotà ha citato l'esempio della famosa leggina che avrebbe dovuto comportare anche in Europa l'estensione della brevettabilità del software. Hai citato il fatto che siamo al terzo tentativo delle grandi lobby internazionali. No, no, scusami, Stefano Cortiana. Stefano, Fiorello Cortiana. Fiorello poco fa hai citato che siamo al terzo tentativo. I due tentativi precedenti sono falliti anche in virtù di una mobilitazione globale. Ebbene, vi ricordo che in occasione del secondo tentativo, Confindustria Italia ha solennemente proclamato di essere favorevole ai brevetti sul software perché favorevoli agli interessi delle piccole imprese italiane. Ora, ci sono verità che hanno un contenuto di verità molto alto, altro un po' più basso, insomma la verità non è mai così netta. Ma ci sono verità, come questa, che sono assolutamente false. Mi piacerebbe che uno studio serio di Nexa approfondisse la questione e consentisse di verificare in che misura le piccole imprese italiane sono in grado, per limiti di risorse economiche, sono in grado di utilizzare, sfruttare dal punto di vista economico i brevetti. Un secondo esempio, racconto, sarò brevissimo, cerco di essere sinteticissimo. Due legislature fa, Fiorello Cortiana e il suo, che allora era senatore, e il suo collega deputato, l'onorevole Folena, avevano presentato una proposta di legge che imponesse a tutte le pubbliche amministrazioni l'adozione del software libero a meno di motivate eccezioni. Avevano anche aggiunto, con un pizzico di cattiveria, qualora quelle motivazioni non venissero accettate, i funzionari della pubblica amministrazione ne avrebbero dovuto rispondere personalmente, pecuniariamente. Bene, a quell'epoca il ministro Stanca nominò una commissione e tacitò il Fiorello dicendogli vediamo cosa dice la commissione. Nella commissione c'era anche un paio di lobbisti, come era giusto che fosse, e la commissione dovette tener conto di uno studio della società internazionale IDC, uno studio in realtà promosso dalla Microsoft, secondo il quale due volte su tre il costo del software proprietario è più basso del costo del software libero, perché intervengono dei costi di assistenza, manutenzione e così via, che vanno a compensare i costi delle licenze. Io ho molta perplessità su quello studio. Comunque, per il sistema economico Italia non è la stessa cosa spendere i soldi per delle licenze, soldi che trasmigrano l'oceano, e spenderli invece per attività di assistenza, manutenzione, eccetera, che si svolge nel nostro lavoro. Comunque, al fine di raggiungere l'unanimità di tutti i membri della Commissione,
Noi redigemmo una proposta che Stanca molto correttamente fece sua, proponendo l'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, che dice, cosa che a me pare ovvia, che in occasione della decisione, della definizione di un'acquisizione di software, si verificasse anche la disponibilità di un software libero, andando poi a fare una verifica di tutti i costi, compresi i costi di manutenzione, assistenza e così via. Quindi quanto più eco non si poteva pensare. Bene, Juan Carlos De Marti mi ha sottolineato, mi ha fatto vedere un rapporto, un libro bianco dell'Istituto per le politiche dell'innovazione, un istituto che attacca con un'affermazione scritta a caratteri cubitali l'innovazione è un bene comune, che affronta la questione della concorrenza tra software open source e software proprietario e afferma: è dunque di fondamentale importanza promuovere la concorrenza tra i software proprietari e quelli limiti e quelli liberi, e ciò sulla scorta degli approdi della Commissione MEO per l'open source della pubblica amministrazione. Sin qui quasi entusiasta di questa citazione. E poco dopo arriviamo alle proposte normative. 1. Modificare l'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, escludendo esplicitamente la possibilità di svolgere la valutazione comparativa. Escludendola. E in questo modo si affiderebbe in modo chiaro e univoco la scelta del software pubblico alle procedure di gara previste dall'ordinamento e dunque di conseguenza alle regole del mercato e della concorrenza. E poco oltre prosegue: formulare uno schema di legge regionale che preveda meccanismi di comparazione obiettivi che non recepiscano in modo acritico la communis opinio per cui i pubblici uffici dovrebbero preferire l'open source. Ora, io ho fatto dei conti approssimati sui dati di mercato, perché siccome i grandi organismi hanno i loro lobbisti, i dati di bilancia commerciale relativo ai prodotti dell'informatica non sono noti. Quindi ho lavorato sui dati di mercato facendo delle stime. Sono certo che il nostro Paese spende per licenze verso Paesi stranieri oltre 3 miliardi di euro all'anno, di cui almeno il 10% vanno alla pubblica amministrazione. Quindi quella spesa, 3 miliardi di euro, sono all'incirca 15 volte il costo della politica, secondo le valutazioni di Luca di Montezemolo. Ma ancora una volta i costi della politica sono molto meno gravi dei costi delle licenze, perché quando l'uomo politico, in virtù dell'elevato stipendio, lo spende con donnine di facili costumi, poi quelle donnine vanno al ristorante sotto casa, vanno dal parrucchiere nella via a fianco e così via. Mentre invece i costi delle licenze sono una perdita secca. Alla luce degli ultimi recentissimi dati sul disastro delle esportazioni del nostro Paese, bisognerebbe riflettere anche su questo punto. Per cui da Nexa mi aspetto anche uno studio su quella che è in realtà la bilancia commerciale del Paese, su quelli che sono i costi effettivi e in generale per le altre anime di Nexa, che non sono solo quella economica ma anche quella giuridica e quella scientifica e tecnologica, una verifica di quanto vale in termini obiettivi l'avvento del software libero. Grazie. Dunque, sulle posizioni della Confindustria, che come sapete è editore del Sole 24 Ore, non mi pronuncio per ovvie ragioni, salvo che poi insomma se leggete tra le righe, neanche troppo tra le righe di Nova, qualche cosa anche a proposito della critica della questione del software, del brevetto sul software, è passato anche lì, per fortuna. Tra gli accenni che il professore ha fatto, il software libero, insomma, è uno dei temi, software libero come ricchezza, il software libero come elemento dell'economia della conoscenza, come dirottatore dei flussi finanziari che
escono dal continente europeo e che invece potrebbero rimanere, naturalmente anche qui misurazioni, scoperte e sperimentazioni sono le benvenute. Anche se, scusami se ancora un'interruzione, anche se mi sembra assolutamente ovvio, cioè affermare in nome del mercato che non si debba fare la valutazione con un'offerta che nasce sul mercato a titolo gratuito, qui io questo documento qua lo appenderò nella mia stanza come simbolo del potere delle lobby, proprio là dove si raggiunge i vertici più sublimi dell'arte della mistificazione. Insomma, questo documento è fantastico da questo punto di vista. Insomma, a questo punto dovremmo costruire una lobby uguale e contraria, un po' meglio di quella degli altri, non lo so. Vabbè, tra gli accenni c'è anche evidentemente uno dei motivi per cui tutto questo stiamo dicendo, cioè il fatto che internet è aperta e in quanto tale è un crogiolo di idee fantastiche, ha detto il professore. Stefano Quintarelli, stiamo andando velocemente verso il finale, vi ringrazio della vostra tenuta. Che è qui definito blogger e imprenditore perché asciutto stile ingegneristico, mentre in realtà basterebbero due aggettivi per aggiungere blogger bulimico e imprenditore seriale, perché attraverso le sue attività abbiamo visto che internet favorisce molte iniziative sia di comunicazione, informazione, sia di imprenditoriali. Quindi lui, oltre a parlarci probabilmente di regolamentazioni, di questioni che riguardano una delle reti centrali dell'ecosistema di internet, quella delle telecomunicazioni, vorrei che ci testimoniasse anche qual è il valore dell'apertura di internet per la nascita di iniziative imprenditoriali, che è poi il centro della questione del valore del dominio pubblico. Prego. Grazie per avermi invitato, grazie Luca. Se ci riesco rispondo, però mi sono preparato un discorsetto che copre l'80% breve di quello che hai detto. Sì, spesso le norme vengono usate e stiracchiate per ottenere effetti contrari a quelli che si desidererebbero. Questa è stata la mia esperienza personale rispetto a questa cosa sulla valutazione fatta tra i vari tipi di software. Comunque non è che voglio entrare adesso nel merito di questa vicenda. Ha detto prima il professor Neo, qui tra noi non esiste più, cioè questa cosa è su YouTube, quando ha fatto la battuta, cioè, è dovunque. E cosa dovrebbe fare Nexa? Nexa Center for Internet and Society, cos'è Internet? Internet è interoperabilità. Interoperabilità è il flusso è lo standard del flusso. È difficile definire che cos'è Internet. Internet è un epifenomeno dell'evoluzione tecnologica, cioè alla base di tutto c'è l'evoluzione della tecnologia. È molto vero che questo termine del digital divide della politica, io l'ho coniato durante un incontro a cui ho partecipato con Gentiloni, no, se ricordi, che poi devo dire che si è diffuso un pochino. Credo che sia lo spettro della demografia italiana. Adesso chiaramente tutte le distribuzioni in natura hanno il loro andamento, no? Tipicamente normale, gaussiano, uniforme, quello che è comunque non è. E ci sono le code, e il professor Rodotà è una di queste eccezioni, perché di solito, diciamo nella media della norma, c'è proprio un digital divide della politica. In Italia abbiamo 15 milioni di persone, grosso modo 16, fino ai 30 anni. Sapete che siamo 60 milioni. 15 milioni fino a 30 anni e 45 oltre. Chiaro che qualunque politica, qualunque decisione è influenzata da questo. Cioè le elezioni si vincono parlando alle persone che hanno degli interessi che sono diversi da quelli che in qualche modo stiamo cercando di rappresentare qui noi. Credo che questo sia un dato di fatto. Oltretutto abbiamo un problema anche di divide linguistico. Questo fatto di avere questi interlocutori, questa attenzione verso questa fascia della popolazione, che secondo me appunto è intrinseca nella nostra demografia, porta a una scarsa analisi di tutto quello che riguarda la tecnologia. Non si capiscono quali sono le conseguenze
dell'evoluzione tecnologica. Le nanotecnologie rispetto all'energia, la sequenziazione del DNA rispetto alla sanità, sono cose che quando ne parli con qualche politico ti guardano come fossi un marziano, appaiono spaventati, dopodiché nel migliore delle ipotesi fanno spallucce e dicono ma sì, ma tanto non succede. Siamo anche in una situazione economica che è quella che è, le emergenze prevalgono, la gestione delle emergenze prevale sulla costruzione di una visione a lungo termine. E questo non riguarda solo la politica, riguarda in generale tutto, le nostre imprese. Faccio un esempio che ho analizzato a lungo. Le società di telecomunicazioni sono cresciute, ogni società ha un suo livello di indebitamento appropriato, cioè uno fa il salumiere e va in banca e prende dei soldi per comprarsi il bancone, l'affettatrice, quindi ogni azienda ha un livello di indebitamento corretto. Le società di telecomunicazioni sono cresciute negli ultimi 15 anni, 20 anni, vedendo e costruendo un'offerta basata sostanzialmente su tre prodotti, il mobile, la telefonia e internet. E pensavano di fare ricavi da queste tre fonti. Quindi se prima vendevo solo la telefonia, adesso vendo la telefonia cellulare e poi ci vendo anche internet. Quindi prima faccio così, ricavi, poi fanno così ancora. È dell'altro ieri o di ieri la notizia di Deutsche Telekom che dice che ha bisogno di aumentare il canone all'ingrosso, quindi la materia prima, la rete, data a tutti gli operatori, del 23%, perché per fare fronte alla migrazione degli utenti dalla telefonia fissa alla telefonia mobile. Cioè se uno pensa di vendere ABC e pensa di fare 30, 60, 90 e poi si trova che invece la telefonia mobile sostituisce la fissa e guarda caso sostituisce anche il collegamento a internet in larga parte della popolazione, avendo poi una popolazione vecchia che non parla inglese, eccetera. E beh, voi capite che uno pensa di fare 30, 60, 90 e poi se gli va bene invece si trova con molto meno. Questa cosa, questa riflessione è stata fatta per la prima volta in pubblico un anno fa, qui a Torino. Quindi ho detto, guardate che succederà questo. E un anno dopo io constato questa cosa di Deutsche Telekom. In Italia abbiamo il 26% delle abitazioni che non hanno più la rete telefonica fissa. È vero che ci sono tutte le seconde case, però se fate un po' di mente locale tra i vostri conoscenti, nuovi insediamenti e nuovi appartamenti, sì, uno deve essere interessato a internet, noi non siamo un campione ideale, ma provate a parlare con un barista giovane, un carrozziere giovane, capite che ha degli interessi diversi. Dove voglio arrivare? Prima era stato detto che il public domain è orfano, mentre il copyright ha dei padri molto potenti. I media, l'industria delle telecomunicazioni in Italia vale un tanto al chilo una quarantina di miliardi, 80 mila miliardi di vecchie lire. L'industria delle telecomunicazioni, che sta sotto alle cose di cui stiamo parlando qui oggi, quindi è una condizione necessaria, fa in 6-7 settimane il fatturato che l'industria dei media fa in un anno. Cioè stiamo parlando di una bestia che è enormemente più grande e che è cresciuta e si è sviluppata e si è indebitata giustamente, no, perché dicevo prima i debiti sono funzionali allo sviluppo del business, sulla base di un'idea che avrei avuto tre prodotti da vendere e me ne trovo uno e mezzo, forse due. Questo naturalmente produce delle difficoltà, delle pressioni. Voi sapete che l'ultimo piano della precedente gestione di Telecom Italia prevedeva 5.000 esuberi, a questi ne sono stati aggiunti altri 4.000. È bene ricordare che, guardate, non è che c'entri tanto, è proprio una questione di evoluzione tecnologica. Dalla privatizzazione in poi il personale di Telecom Italia si è ridotto a un terzo di quello che era. E naturalmente perché questo ha bisogno di compensare i costi rispetto ai ricavi che calano.
C'è questa, questo senso di necessità di trovare un modo per riuscire a mettere una mano, di riuscire a intercettare ricavi aggiuntivi, di riuscire a fare qualcosa perché se in un condominio io ho 20 appartamenti e 19 disdicono la rete fissa e uno lo tiene, i costi della rete fissa sono incomprimibili, ho sempre i costi per 20. Allora, ricavi leggermente in calo, ricavi in calo, costi sostanzialmente stabili, l'unica cosa dove posso andare a incidere è sul personale, e dove, cioè, dopo aver fatto già tutto quello che è stato fatto, e necessità di andare a cercare di intercettare ricavi in altra forma da altri settori. Ma abbiamo capito che l'industria dei media è una cosa molto piccola. Voi vi ricorderete tutto il tema della media company, no? Che era di moda un paio di anni fa. In quell'occasione io scrissi un articolo per Nova, a proposito, oggi è giovedì, scrissi un articolo in cui dicevo, per compensare il 10% di perdita di marginalità sull'industria delle telecomunicazioni bisognerebbe acquisire il 90% dei margini dell'industria dei media, adesso le percentuali sono a caso ovviamente, ma il senso era quello, quindi non era fattibile. Quindi c'è una tendenza all'urgenza, c'è una scarsa attenzione a quello che sono le conseguenze. Io sono molto curioso di vedere quello che sarà il rapporto che Francesco Caio, è stato incaricato dal nostro Ministero, produrrà sullo stato delle telecomunicazioni e di come uscirne. Indubbio è che in questa situazione di pressione sui ricavi, di problemi sui costi, eccetera, la tendenza a fare delle pratiche per generare ricavi aggiuntivi, in un'ottica di andare nei confronti di una gestione dell'emergenza, mi pare probabile che possa portare a un venir meno di un'analisi a più lungo termine. E quindi che si possano prendere delle decisioni, che possano essere prese delle decisioni, dico, non è che necessariamente accadrà, può non accadere, però potrebbero essere prese delle decisioni che vanno contro a quello che spiegava prima il professor Rodotà. L'alternativa, l'unica alternativa che io vedo è un deciso aumento del ruolo pubblico sulla gestione della rete. Quindi su questo tema, insieme a Bertola, abbiamo avviato da poco un'iniziativa che si chiama NN Squad, che ha proprio come obiettivo, che nasce sulla falsa riga di un'iniziativa americana e in collegamento, in collaborazione con loro, che è volta a guardare, a osservare gli sviluppi del tema della neutralità della rete. Quello che esorterei il centro Nex a fare, proprio perché la rete aperta e la rete interoperabile è una garanzia di un ecosistema di sviluppo per imprese e compagnia bella, imprese, conoscenze, eccetera, è di fare una valutazione, un'attenta valutazione economica, ma non fermandosi al ruolo dei contenuti, scendendo al tema della rete. Ora, questa cosa io a Juan Carlos l'ho già detta un paio d'anni fa e so che ci sta lavorando. Tra poco esisteranno le tecnologie sufficienti e adeguate per rendere la rete fissa un bene non rivale, sostanzialmente illimitato. Se andiamo, come si dice, come pare, verso un aumento del ruolo del pubblico, bisogna capire, perché se abbiamo verso un aumento del ruolo del pubblico e le tecnologie vanno verso una possibilità di fare in modo che la rete sia un bene non rivale, renderlo forzatamente rivale è la miglior scelta, salvaguardando l'interesse pubblico che interviene appunto in questa evoluzione. Questa credo che sia una domanda, un tema di ricerca interessante per Nexa. Abbiamo il tempo, vogliamo salvaguardare qualche minuto per le domande del pubblico, per ringraziarlo innanzitutto del fatto di essere rimasto qui, duri e puri, torinesi o piemontesi o comunque abitanti di questo luogo così serio. Noi stiamo quindi evitando di fare il secondo giro, di seguire il format inventato da Anna prima. D'altra parte ho visto che Juan Carlos ha preso abbondantemente appunti delle indicazioni che i nostri panelist hanno portato al tavolo, dalla direttiva di iniziativa popolare proposta da Fiorello, le attività di comprensione del valore del software libero, della conoscenza pubblica,
e dunque l'idea che si possa valutare economicamente anche l'insieme delle decisioni che si prendono sulla rete di telecomunicazioni. Io aggiungo quindi soltanto un'indicazione strategica. Noi vediamo qui la presentazione di Nexa. Nella presentazione di Nexa a tutte le persone, compreso uno come me che fa il giornalista, Anna, c'è la spiegazione di che cosa fa. È un centro di ricerca indipendente che studia in maniera quantitativa e multidisciplinare in che cosa consistano e come possano venire indirizzati i versori di dirompenza e generatività che compongono la forza di Internet. Ora, i versori di dirompenza e generatività, cioè quando uno arriva lì si domanda se questo sia un sistema di comunicazione oppure un sistema di non comunicazione, se questa sia cultura aperta oppure chiusa con copyright. Questa è l'unica indicazione che avevo da aggiungere e ringrazio tutti per l'attenzione. Sì, lui è...